Un saluto a tutti e bentornati su Zenith Factor. In questo video, come vedete, proveremo PES 2016, la demo su Xbox One. Che dire, è uno dei simulatori calcistici più amati di tutti i tempi, Pro Evolution Soccer. Quindi andiamo a provare la versione 2016. Si fa fare direttamente la partita. Allora, ci sono di squadre Juventus, Roma, Bayern Monaco, Corinthians, Palmeiras, Brasile e Francia. Allora, non vorrei far subito squadre fortissime. Facciamo una partita ignoranza. Corinthians e no, non Juve. Palmeiras. La Juve poi mi demolisce. Allora, vediamo un po'. Si può scegliere anche lo stadio. C'è Juventus Stadium, Arena Corinthians e Juventus Stadium, ce ne sono due. Facciamo l'Arena Corinthians. Divisa. Vediamo un po'. Queste due. E questa. Facciamo quelle normali. Postazioni generali. Rivalabilità medio. Questa partita a 7 minuti. Emozioni giocatori, casuali, infortuni, sì, sono tutto normale. Schema di gioco, non guardiamo queste cavolate e iniziamo, ragazzi. Cominciamo col dire che è stato molto veloce a caricare la partita. Graficamente niente male davvero. Tutto l'ingresso, ragazzi, vi faccio vedere tutto, così a parte il ginocchio del cameraman, che non è il massimo, però vabbè, sono dettagli, ragazzi. L'importante sono i giocatori e tutto quanto concerne la partita in sé. Anche il pubblico sembra fatto molto bene, anche lo stadio non l'ho mai vista l'Arena Corinthians, però sembra bello. Ciao ciao. Se vi dico che non ne conosco uno di questi giocatori, ragazzi, solo Wagner Love, ecco, Wagner Love lo conosco. Guarda che fine ha fatto Robinho, è andato al Palmeiras, non sapevo. Che capelli c'ha questo? Vabbè, stendiamo velo pietoso sulla faccenda. Ok, è iniziata la partita, ragazzi. Oh! Calmi. Come ben saprete, l'Italia è una repubblica fondata sul giuoco del calcio, quindi chi non gioca a calcio è out. Che visione di gioco, ragazzi! Che visione di gioco! Volevo passarla quella in mezzo io. Allora, un attimo, devo raccapezzarmi un attimo con i tasti, perché. Allora, questa è la corsa. Male, ho messo difficoltà media, ragazzi, non è che sono un pro player, quindi. Non fuori, non fuori. Vai! Ma sei proprio un caprone. Ragazzi! Che gol! Jadson, Jadson. Iniziamo bene. Eurogol, ragazzi, Eurogol. Ma
Guardate qua come la percussione sulla fascia. Qua so qua che non è proprio un caprone, non è anche la presa di testa. E il tiro che, mamma mia, che siluro fotonico, ragazzi. Di cosa stiamo parlando qua? Come vi dicevo, l'Italia è una repubblica fondata sul gioco del calcio. Quindi chi non gioca a FIFA o PES, qualche gioco del calcio in generale, è out. Quindi anch'io voglio uniformarmi e voglio anch'io giocare a PES o FIFA. Sì, ma basta, rotto i coglioni questi cacchi di video, come si fa qua? Buona. Ovviamente non ci farò mica una serie, però le demo me le voglio provare. Perché quando uscirà la demo di FIFA vorrei provarla. Oh, io ho fatto malissimo, l'ho ammazzato. No, ci vuole la palla io. Però devo guardare quello per terra. Oh, oh, no. Comunque, ragazzi, devo dirvi che a livello di gioco sembra fatto molto bene. Sembra molto più simulativo di quello che ho provato io l'anno scorso. Porca puttana. Porco cane, ho sbagliato ancora. Se ne va via. E sbaglia il passaggio, sto... Mando. Non anche fare il brillante il giocatore della squadra avversaria. Oh! Ci hanno segnato. Ci hanno segnato. Oddio. Ma sei bruttissimo, devi morire. Non è giusto, io ho fatto un'azione della Madonna. E te che cosa fai? Belli capelli. Figa, sei inutile. Una volta, un tiro hanno fatto. Un tiro e subito gol, vergognati. Già, sopra la testa ti è passato. Ma quanto sei scarso come portiere. Ma chi ti ha dato la patente da portiere? Ignorante, guarda lì che roba. Ma devi solo vergognarti, non sarai mica un portiere. Andiamo ragazzi, dai, andiamo a recuperare le redini della partita qua. Ma passa, perché a questo l'hai passata? Cioè, l'ho passata a quello che stava correndo sulla fascia. Scusa, mamma mia. Sono mi dava i cartellini. Vai, vai Mendoza. Mamma mia Mendoza però. Ma perché gli attira lui? Ma veramente sei una capra, eh. No! Oh! Mi ha ciullato alla grande. Esci? Oh, no! Che culo! Che culo, ragazzi! Qua abbiamo rischiato. Veramente si è fatto il miracolo del portiere. Qua stiamo facendo una pirlata. Ha salvata il mio amico qua difensore. Meno male. Stavamo per prendere il 2-1. Ok. Vai Fagner. Vai. Vai. No. No. Sì. Madonna ragazzi, che capolavoro.
ho sbagliato a tirare e ho fatto un'azione della Madonna. Grande Wagner Love. Ah, in realtà con quei capelli lì belli, belli, eh. Sei il numero uno, Wagner amore, sei il numero uno. Non voluto sto gol, ma è arrivato. E qua che azione, ragazzi. Questa era voluta, eh. Poi qua ho sbagliato, ho fatto il cross anziché il tiro. Che però si è rivelata la scelta più giusta. E l'abbiamo buttata in quel posto. Grande Wagner Love. Ma dove l'hai messa? Ma dove l'hai messa? Ok. Ci siamo riportati in vantaggio, ragazzi. Dai, ha rubato la palla. Vabbè. Allora, ragazzi, come potete vedere, il possesso palla non è il nostro forte. Abbiamo fatto due tiri, loro tre. Un fallo. Passaggi completati, percentuale 82, loro 90. Allora, su statistica alla mano, loro sono una spanna sopra, però la palla è rotonda, come ben sapete, e contano i risultati. Vediamo un po', vedere qualche sostituzione, magari. Allora. Ma io devo capire perché c'ho dentro Petros e c'ho fuori Elias che è a 77. Un attimo, non capisco bene. Ah, ok, c'è di sotto la selezione. Quindi va, è sotto al nome. Allora, Elias al posto di Petros. Proviamo questo Elias. No, mamma mia, lo stavo falciando. Oh. Tranquillo, sei da solo, sei da solo. Non sei più da solo. Perché l'hai passata a questo? Vuoi passarla a quello più a lato? Che azione, ragazzi! Che gol si è mangiato! Che gol si è mangiato! Io ti ammazzo, Wagner Love, io ti ammazzo! Cioè, ci ho fatto un'azione della Madonna. Un palo esterno, il palo esterno, ragazzi. Mamma mia, quanto sei brutto. No! Wagner Love dei miei coglioni. Wagner Love dei miei coglioni. Cazzo. Sa che ho schiacciato il contrasto che aveva già la palla. Se la prendevo. Ero direttamente in porta. Ma porca di quella porca, che sfiga. Vabbè. Cos'è sta cosa qua, pallini? Ci capisco un cavolo. Boh, noi la buttiamo dentro. Troppo forte. Beh, non era male. Forza, ragazzi, reimpostiamoci qua. Mamma mia. Mi hai entusiasmato, mi hai fatto salire i brividi, ragazzo. Qua i giocatori che spuntano dal nulla.
Guardate qua che azione, ragazzi. Questo qua diventerà un fenomeno. Non so chi è. Forse anche la tirami un po' più angolata. Proviamo ancora, dai. No! No, 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 no. È ovvio che la passa quello lì, eh. Questo non è fallo. Cioè, me l'ha stuprato, ragazzi. Vai, vai. Che azione. E Wagner Love. No, Wagner Love. Che pirla. Perché io ho passato a Wagner Love? Che ciabattata. Mi è piaciuta quell'animazione quando sono riuscito a entrare in area così. Bravo, bravo. Comunque dicevo che mi è piaciuta quell'animazione lì quando sono entrato in area con quel giocatore. So che giocatore era, però ha fatto... È stata bella l'animazione, ragazzi. Molto bella. Complimenti, Conan. Ormai sono... un po' di anni che compro fisso FIFA perché mi piace di più come gioco. Devo dirvi che dopo questa demo mi aspetto di provare FIFA per vedere se cosa comprare quest'anno di gioco calcistico. Wagner Love pratica pratica l'archivia, ragazzi. Oddio, mi sto rincoglionendo. Archivia la pratica. Scusatemi. Wagner Love che archivia la pratica. Così è detto correttamente. Anche questo, cioè, il difensore dice, diamogli un Oscar da bagno proprio. Il gol rapina l'abbiamo fatto anche in questa partita. Complimenti. Olè. E se me lo sbagliavi qua, Wagner Love, ti giuro che ti toglievo. Sei troppo brutto, però basta, grazie. Dai, ragazzi, siamo quasi all'80esimo e siamo in vantaggio di due reti, eh. Vediamo di non farci prendere proprio alla fine della partita. Pezzo di merda, pezzo di merda. No! Mia! Vai Wagni! Vai Wagni! No! Era un passaggio in mezzo, ragazzi, non stavo tirando. Vediamo, dai. Tira! 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 Ma dai, ma che mozzarella gli hai tirato? Ma dai, ma porca miseria. E una, vabbè. E due, vabbè. Porco cane. Guarda, ti toglierei 500 euro di stipendio sto mese. Non ho ancora capito come tirare gli angoli, ragazzi. Cioè, infatti, tutta la merda. Non gliel'ha presa. No! Questa è una pessima cosa. Si è rincoglionito, ha fatto un intervento della Madonna, intervento alla Nesta, ed ecco il risultato. Bravo, complimenti! Complimenti! È finita, ragazzi, abbiamo vinto 3-1 con Corinthians. È stata una partita molto sofferta.
però noi siamo riusciti ad avere quel qualcosa in più rispetto agli avversari. Stanno tentando di comunicare, ragazzi. Ah, ok. Allora, tre pere a casa Palmeiras, eh. Possesso palla, lasciamo perdere, però tiri. Calci d'angolo. Passaggi completati, un po' penoso. E vabbè, dai. Devo dire che ci siamo comportati abbastanza bene. Come nostra prima partita, non c'è male, ragazzi. Non c'è male. Ok. Andiamo al menu iniziale, va. Ok, ragazzi, eccoci di ritorno nel menu iniziale. Parliamo un po' di PES 2016. Devo dire che le impressioni di gioco sono state positive. Mi è piaciuto il gameplay in generale, è stato molto, molto più realistico rispetto a quello dell'anno scorso, a mio avviso, ragazzi, sono tutte mie impressioni, eh. Anche le animazioni mi sono molto piaciute quando magari si scontravano i giocatori, quelle lì mi sono sembrate molto realistiche. E devo un po' capire meglio io come difendere. Come avete visto, c'era in difesa, eravamo un colabrodo, proprio passavano a destra e a sinistra come se non ci fosse un domani. Sembrava quasi la difesa del Milan dell'anno scorso, quindi vabbè. E anche la grafica in generale mi è sembrata molto bella, un passo avanti rispetto all'edizione 2015. Quindi, detto questo, io vi consiglio di provarvi come ogni anno e come faccio io le demo. E aspettiamo quella di FIFA 16, vedere quale sarà il migliore quest'anno, o anche quello che mi piace di più, perché non necessariamente bisogna comprare il migliore dal punto di vista delle persone in generale. Magari c'è chi piace più uno, chi ha più altro, l'altro. Quindi io quest'anno, più degli anni scorsi, vedo la necessità di provare FIFA 16, perché il PES 2016 mi è piaciuto molto. Quindi, detto questo, finisco qua il video e ci vediamo alla controparte FIFA 16 e proveremo l'altra simulazione calcistica. Un saluto a tutti e alla prossima, ragazzi.